state? Spero tutto bene. Qui sono le 9:40 di mattina. È appena arrivata la nostra Viola. Perché? Perché dormo qui. Perché stanotte dormirà qui? Perché praticamente Ferruc inizia già ad avvicinarsi a Cattolica, perché domenica avremo l'evento, quindi noi domani mattina ci spostiamo. Allora io e Viola abbiamo deciso di farci le treccine stasera. Dopo tipo, ormai è... Amore, con te non ho mai fatto le treccine? Sono 2 anni praticamente che non faccio le treccine e questa sera le farò, sono felice! E quindi Viola, vuoi dirmi una cosa importante? Che tu mi hai fatto entrare nel bagno per farmi prendere uno spazzolino, invece mi hai fatto la sua bobò. Praticamente quando Ale fa la cacca è tipo una bomba nucleare. Arriva. Allora io che cosa ho fatto? Adesso, Ale era appena uscita dal bagno, ha detto Viola per favore prendi lo spazzolino, è entrato, l'ho chiuso in bagno, hanno usato tutta la pozza! Siamo arrivati al nostro posticino, questo è il mio telo, questo è lo sdraio di Cocco, perché questa spiaggia è lo sdraio per i cani. Ma Cocco, dove, cosa state facendo voi due? Scaviamo. Scavate, Cocco, ah, ho sentito il cane laggiù. Cocco invece è un disgraziato, non vuole venire sullo sdraio del cane, eh. Lui sta scavando qui, guardate come scava bene. Lui gli piace stare al mare, stare sulla sabbia, fa una buca e si mette dentro perché è molto fresca. Fai vedere che è bravo? Scava. Non puoi abbaiare nella spiaggia. Non vuoi far vedere la gente che scavi? Ciabatta? Prendi questa ciabatta di papà. Prendila. Buongiorno signorina. Ieri ci siamo fatte le treccine, guardate che carine. È arrivato piccolo amore della sua mamma che sta cercando di rubare i calzotti maledetti. Ma bimbo, sai dove andiamo adesso? Da Popov! Popov! Andre Cere, mamma mia! Ma guardate come l'ha fatto diventare! Aia, quello era il mio dito! Pinguino senza occhi, maledetto! Ieri poi abbiamo messo via la videocamera. Sono abbronzatissima in questa inquadratura. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Cosa c'è, Viola? Niente. E adesso quindi ci svegliamo, andiamo a fare la collation. Cioè no che ci svegliamo, siamo già svegli. Amore, ma io sono ancora in mutande. Dove state andando senza di me, amici? Amici, non andate. Colazione è la parte più importante della giornata. Io non la faccio mai colazione. Dicevo che andiamo a fare colazione. No, non... andate voi, non ho voglia. Vengo giù a mangiare una pesca. E dopo sistemiamo la valigia. Puoi dire una cosa, amore? Vieni un secondo qui. Spero che sono stata brava e ho tenuto in ordine la camera. Qui devo mentire. No, devi dire la verità. Un pochino meglio del solito. Vabbè, non c'era in giro neanche un vestito. Qual è il tuo comodino? Ci vediamo dopo. Ciao! Qualcuno sta studiando per l'evento, perché canterà questa canzone sul palco. Vai Viola, dacci un accenno. Il ritornello, eh? Aspetta un po'. Nel video avevi la voce molto più alta, eh? Brava! Brava, non vi spoilerò altro! Dove siamo? Popov, dove sei? Dove sei, Popi? Ciao, amico! Ciao, amico, fatti annusare un po' il culetto. Ah, se deve andare dal suo amico Cere. Ciao, amico Cere! No, volevo andare in hotel. Ciao, amico! Ciao, Popi! Saluta la zia. Oh, sfigato, ti ho pagato un sacco di soldi, eh. Ciao amico 1. No, ciao amico 2. Questa è la nostra camera. Amore, ma scusa, ma in quanti dormiamo qui? Quattro. Hai invitato qualcuno? Sì, sono lì fuori sul balcone. Andiamo a vedere, allora, questa è la nostra cameretta. Qui dormiremo io e Alessio. Poi il bimbo potrà dormire o lì sotto o lì sopra. No, lì sopra no, perché sennò poi piangerebbe per scendere. Questo è il nostro bagnetto. Piccolo ma carino. No! Oddio, io qua ci ho lavato Zach. Oh mio Dio, mi ricordo benissimo. Questo è il nostro balcone. Non è solo questo, ma è anche tutto questo. Quindi stasera gioco dei defunti. Si gioca ai defunti. Sì, 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 sì. Mi piace molto la nostra camera all'hotel Alexander. E lo dico perché tanto ora che esce il video non siamo più qui. Hotel Alexander di Cattolica. Scusate le ciabattate. Sto masticando una cicca che ho comprato dalle bambine. Praticamente quando siamo andati alle giostre l'altro giorno c'erano delle pants
che avevano tipo un banchettino e vendevano tutti i loro giocattoli, le caramelle a 1 euro. Io quando vedo quelle cose mi sciolgo, devo sempre comprare, quindi ho comprato delle caramelline e delle cicche che sto masticando. Era una Brooklyn, non la mangiavo da tantissimo la Brooklyn. Mi manca ancora dei piani. Ho appena fatto la divisione delle magliette, perché io, Ale, Cere, Andre, adesso hanno preso una per Viola e per Ferro, visto che all'evento vogliamo essere tutti uguali, abbiamo sulla la maglia 143, che tra l'altro, non so quando esca questo video, ma penso che siano uscite anche proprio nello shop, perché visto che siete impazziti, vi piacciono tantissimo. Quindi ora, prima di andare in piscina, vediamo se riusciamo a trovare Ferruccio e Viola, che dovrebbero essere qua da qualche parte. Aiuto! Che sole che c'è, ragazzi! Se voi avete visto i video degli altri anni, questa e la piscina. Buongiorno mie amate bussole. Sono sveglia da 2 minuti. Avrei dormito ancora molto volentieri, ma hai detto giusto che alle 9:10 eravamo giù, sono già le 9:12 e lui sta aspettando. Devo scendere al volo perché gli ho detto le 9:10 e voi non conoscete Justin. Devo volare, volare, volare di sotto. Ma come fate a non ciabattare? Cioè, o faccio così? Piede teso. Ma piede teso cosa? Ah, mi vengono i crampi. Scrivete nei commenti se anche voi quando scendete le scale con l'infradito sciabattate. Ciao! Justin! Mi perdoni per questo ritardo di 12 minuti? Ho portato la videocamera e guarda un po' che cosa sotto. Cos'ho? Il solito costume. Il costume che ti ho promesso. Sì. Ho la videocamera. Ma avete il catalogo pronto? Sì, sì, adesso Ale, quando poi... L'assistente. Sì, lui è l'assistente. Ricordi dopo, quando è in piscina, che anche la GoPro. Ora, Justin, che ho tutto, cosa possiamo fare? Vedi com'è felice. Andare a fare? Un bagno. No, prima... Colazione. Bravissimo, andiamo. Allora, Justin mi ha perdonato, vero? Perché ha fatto il ritardo di 2 minuti. Ho detto che tu impazzisci se io faccio il ritardo. E ha detto la GoPro perché ieri sera io gli avevo promesso. Adesso vi racconto un po'. Digli che cosa ti avevo promesso. Ti avevo promesso che venivo in piscina con 2 videocamere. E il costume. Con entrambe le videocamere. Con entrambe le videocamere, certo. E poi il costume, praticamente a lui piace tanto questo qua nero. Posso andare in piscina al mare solo col costume nero con lui. E anche pomeriggio, se è bagnato, io lo rimetto lo stesso, vero? Sì. Perché tu vuoi quello. E niente, ha detto che voleva che portassi la videocamera perché vuole fare... Sì, sì, se è bagnato non metto quello giallo perché guai a mettere quello giallo. Lo metto ad asciugare. Dicevo che lui vuole... Ha voluto che io portassi la videocamera perché oggi vuole fare un bel video in piscina, vero? Sì. Sarai tu il protagonista però di questo video? Ok, vedremo che cosa combinerà. Justin, vuoi dire qualcosa agli telespettatori che ti stanno guardando? Guarda che ride, sta per dire una cagata. La mascherina, Justin. Intanto di qualcosa ai telespettatori. Che? Sì. Stai per dire una cagata, lo sappiamo tutti. Sei famoso, sei famoso. Sì, sì, è mamma anche lui, è famoso, eh. Sì. Scrivete tutti un messaggio per Justin qui sotto nei commenti, per Justin il famoso. Eccoci qui, ci siamo seduti al tavolo e qua si era messo Alessio, ma giustamente Justin, lui vuole stare sempre alla mia destra. Quindi amore, ti è rimesso alla mia destra, deve starci Justin, quindi tu adesso sarà alla mia sinistra. Abbiamo abbandonato Cere e Andre che saranno in quel tavolo. Prego amore, si sieda. Tu non hai preso niente da mangiare, sì, Justin? Non è a dieta. Ah, non sei a dieta. Io ho preso una crostata alla Nutella, anche se sembra la marmellata, un bicchiere di succo rosso e un bicchiere di succo arancione. Quello è mio, giuro. Uffa. Tu cosa vuoi? Che colore lo vuoi il succo? Vado a prendertelo. Rosso o arancione? Non dimmi, dimmi cosa ti ha appena detto Justin guardandoti. Cosa mi ha appena detto Justin? Scusa un attimo. No, dimmi che cosa mi ha appena detto, attenta. Vorrei dirti come un porco. Ha visto? È il secondo piatto che mangi. Allora, voi avete mangiato queste cose, io ho preso una fettina di crostata e adesso un pochino di uova solo per vedere se gli dava fastidio, non mi andava neanche. No, volevo solo vedere se mi diceva che le uova non si mangiano a colazione, però non me l'ha detto. Quindi batti 5. Meglio, meglio! Sei pronto? Sì. Gli hai detto a Denise cosa dobbiamo fare oggi? Devi dirglielo. Tutti insieme bagno. Tutti, quanti bagni? 4. In inglese? 4. In francese? 4.
In spagnolo? 4. Bravo. E a prendere. E in tedesco te l'ha insegnato prima Ale, ricordi? Come tipo. Via. Bravo! Allora, adesso noi andiamo a prendere il ciambellozzo e giusto volevo la GoPro per fare le clip in acqua, non so che clip voglia fare, quindi andiamo a prendere il ciambellozzo e entriamo in acqua. Ecco qui, ho recuperato il mio ciambellozzo, guardate quanto è carino, lo sto usando un sacco. Ho pagato pochi euro, mi sembra 10 ed è bellissimo. Ok, l'ho acceso, adesso cosa devo registrare? Te che entri in acqua? Sì. Ok, ragazzi, adesso faccio vedere Justin che entra in acqua. Bravissimo! Vuoi dire qualcosa al tuo pubblico? È fredda? Beh, sembra fredda. Direi di sì. Prova a mettere i piedi. Oh, ma io devo per forza entrare? Beh, prova. Provo, ok. Per ora ho messo i piedi. Però adesso si alza, Devo entrare perché gli ho promesso 2 bagni di mattina e 2 bagni di pomeriggio. Non ho ancora avuto il coraggio di entrare. Justin sta dicendo già le sue justinate. Cosa stai dicendo, Justin? Aspetta che piano piano entro anch'io, Io sono un po' furba. Siccome l'acqua era gelata, mi sono messa seduta sulla ciambella. Cosa ne pensi di questa azione che ho appena fatto? Non male. Non male, bravo. Tieni la videocamera in mano. Bravo, da così riprenditi. Ok, perfetto, così ti riprendi. Bravo, guarda, se giri riprendi me. Prova a guardare. No, no, non... Non tu, gira sulla videocamera, bravo. Vedi che sono io? Ciao! Vedi? Stai vedendo? Ora riprendi quello che vuoi. Allora, riprese by Justin. Vediamo, chi riprendiamo? Aspettami che arrivo. Aspettami, crapul. Devi dire però cosa stai riprendendo e cosa sta succedendo. Poi c'è la piccola Denise. La piccola Denise? Ciao Denise! Poi? Riprendi un po' la mamma. Ma dove? Ma dov'è? E la mamma è lì, lo sai che è lì. Vai vicino e presentala. Si chiama come te, Sandra. Presentala. Si chiama come te. Non a me, devi presentarla. Ma no, la tua di mamma. Presenta la tua mamma ai fan. Ciao mamma. Ciao. Come si chiama? Devi chiederle come si chiama? Come si chiama? Ma no, Katia. A tua mamma gli devi dare del tuo. Come ti chiami? Come ti chiami? Katia. Ciao. È brava come mamma? Stai facendo? Sì, fidati, lo dico io, è super paziente. Paziente. Inquadra un po' me. Intervistami, Justin. No, intervistami tu. Ti intervisto io, allora devi darmi a me la videocamera se devo intervistarti io. Nome? Justin. Quanti anni hai? 24. Quante lingue sai? Beh, inglese, francese, spagnolo, tedesco. Dove le hai imparate queste lingue? A scuola. Ma non è vero, le hai imparate da solo su internet. Quante bandiere conosci? Non devi dirmi un numero preciso, dimmi se poche, medie o tante. Tante. Tante? Qual è il tuo programma della televisione preferito? Caduta libera. Il tuo presentatore di Canale 5 preferito? Ti ho messo in difficoltà. Ne hai tanti, allora dimmene 5 che ti piacciono. Jerry Scotti. Dai, Jerry Scotti ti piace? Sì. Poi? Paolo Bonolis. La D'Urso. Ti piace la D'Urso? Anche la D'Urso, la Panicucci. La Panicucci? Ne manca uno. Scegli un altro. E Maria, bravo. E Maurizio. E Maurizio anche. Lo sai che Maurizio Costanzo è il marito di Maria? Sì. Sì? Poi dimmi uno scoop. Lo sanno tutti. Lo sanno tutti, certo. Dimmi uno. Lo sanno tutti. Uno scoop della televisione. Ferragosto riparte caduta libera. Ah, lo scoop è che Ferragosto riparte caduta libera. No, perché ora. Fine di agosto. Ah, fine di agosto. Perché ora le sono repliche, vero? Sì. Giusto. Posso spegnere la videocamera? Posso spegnerla un po' se non si surriscalda? Sì. Ok. Ciao Justin. Vuoi dire dove siamo e che ore sono? In piscina. Che ore sono? Quasi le 3. Bravissimo. Perché siamo in piscina? Per fare l'ennesimo bagno insieme. Bravissimo. Aiuto. Ho trovato. Scusa, era mio questo. Cosa sta succedendo, Justin? Racconta quello che vedi. Che qualcuno si è infilato dove? Ma quando si è infilato nella tua ciambella? Nella mia ciambella. Non c'ero prima io. E per fare questa cosa il costume mi è entrato tra le chiappe. Vabbè. Ciao. Vuoi raccontare una barzelletta? Sì.
Vai, raccontala. Però devi inquadrarti, devi gira. No, 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 fermo, gira la videocamera su di te. Bravo, aspetta. Racconta la barzelletta. Beh, se salgo sulla bilancia c'è scritto salire uno alla volta. Allora, per chi se la fosse persa, Justin ha detto: quando lui sale sulla bilancia e c'è scritto salire uno alla volta. E poi? E poi? Cosa c'è scritto sulla carta d'identità? Aprire con cautela. Aprire con cautela. Ora posso spegnere? Sì. Ok, saluta. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Bravo.